God Save the Wine, ma anche God Save the Grappa e l'Acquavite. Federico, stasera c'è un grande interesse, maggio si risveglia la vita, l'interesse anche per l'Acquavita. Domanda difficile, fra tutte queste acqueviti e prodotti di Tosolin, quello che incarna più lo spirito maggese, più primaverile, che ci sveglia un po'? Sicuramente l'amaro. Okay. L'amaro, perché comunque è una cosa tra virgolette tradizionale, ma che ultimamente sta diventando anche molto giovanile, e quindi è un prodotto che va sempre durante tutto l'anno, durante l'inverno da bere liscio, durante l'estate da bere ghiaccio e arancio che ci fa ricordare un po' l'estate e tutto quanto, quindi sicuramente incarna lo spirito maggese e l'azienda dei maggesi. Perfetto, anche l'azienda maggesi. Esatto. Un abbinamento particolare con un prodotto, un abbinamento magari salato, non decisamente dolce? Allora, io propongo spesso, cioè, visto che dobbiamo far girare anche tutto quanto, sì, noi siamo commerciali alla fine, quindi per ogni prodotto, quasi ogni prodotto c'ho la sua. Okay. Noi abbiamo la grappa affumicata, per esempio, che la consiglio da mettere a poche gocce, sopra il carpaccino di salmone affumicato per esaltare la affumicatura. Bello, poche sì, gocce di acqua volatile, sgrassa anche il pesce. L'amaro, in realtà abbiamo ideato anche un risotto, quindi è una cucina un po' particolare, bello, sì, oppure mixato con l'acqua tonica, dose 1-2, diventa un bel bibitone, sembra di bere il chinotto. Infine, per non farci mancare nulla, per il dessert, con l'agricola, quindi okay, quella un po' più rappresentativa, grappa, 50 gradi, con sorbettino a base fior di latte. Addirittura, magari non la classico. Magari neanche troppo, perché comunque però è molto intensa, quindi deve essere al profumo di grappa e non deve essere fastidioso in bocco. Non deve avere il bacio. Esatto, quindi cerchiamo di fare un po' tutto quanto. Grazie bisogna. Mille, grazie a voi.